Ogliastra, terra della longevità e di paesaggi naturali di incantevole bellezza, con suggestivi angoli selvaggi e dove le generazioni tramandano da sempre antichi saperi. Qui il progetto Vivimed incontra i suoi abitanti che hanno trasformato il legame con il territorio in passione, forza e lavoro. Meta naturalistica, archeologica e culturale, l'Ogliastra offre scenari mozzafiato e paesaggi lunari di rara bellezza. Itinerari di trekking e cicloturismo per vivere un'esperienza senza tempo e senza ritmi. Sono Luciano Murgia, faccio parte della società Chintula, facciamo servizi per il turismo ambientale, culturale e identitario. Dentro Gorropu si possono ammirare degli endemismi unici, è uno dei chini più grandi d'Europa. Diciamo che è uno spettacolo piuttosto unico e anche difficile poterlo raccontare, parole. Ci raccontano i vecchi pastori che vedevano le stelle a mezzogiorno, con le stelle a mesudie. Diciamo la luce delle sole stelle, anche se non c'è la luna, è sufficiente per poter camminare all'interno del canyon. Tutto questo isolamento che abbiamo vissuto per secoli e millenni ha fatto sì che ora noi abbiamo un patrimonio culturale e storico attraverso anche la lingua sarda che noi cerchiamo in tutti i modi di valorizzare. Sono Simone della Sardinia in Motion. Ci occupiamo di turismo attivo con il trekking, ma anche visite guidate al museo a cielo aperto, ma soprattutto le biciclette pedalate assistite. Abbiamo deciso di puntare su queste perché sicuramente ti aiuta moltissimo nelle salite. Ti fa divertire senza dover pensare allo stress, diciamo, della salita. Abbiamo studiato degli itinerari di più giorni. Iniziamo, finiamo ad Ulassai per fare un turismo itinerante. Sono Stefania Contini, titolare alla scoperta di. Per l'Ogliastra mi occupo di escursioni, in particolare in località poco conosciute, per esempio Paule Mondugia, per esempio i percorsi della vite millenaria in territorio di Ursulei, sempre in territorio di Ursulei di Codula Samela, quindi di percorsi che sono quelli meno battuti dal grande turismo, questo per cercare una dimensione anche più di tranquillità e di maggiore immersione nel territorio. Dallo spettacolare canyon di Gorropu all'altopiano del Golgo, la tradizione si snoda attraverso l'arte della tessitura che ancora oggi interpreta il territorio, intrecciando sapientemente l'antico e il moderno. Io sono Rosanna e sono dipendente della cooperativa Tessere. Il nostro progetto era quello di fare il riciclo delle stoffe che ci sono state date dalla popolazione di Baunei. Noi abbiamo riproposto una vecchia tradizione, che è quella delle nostre nonne, che sarebbe Satrano Nanta. Abbiamo trasformato i nostri tessuti anche in cose più moderne, che sarebbero dei bottos, delle pochette. Il turista, quando viene qui, è colpito soprattutto dai posti belli che ci sono nel nostro paese e anche in tutta l'Ogliastra. Qui invece trovano, per fortuna nostra, anche quello che ci hanno tramandato, ripeto, le nostre nonne, che noi teniamo care. Io sono Elena e mi occupo di tessitura da circa 38 anni. Amo tessere, amo il mio lavoro, lo faccio con passione. Da me vengono da tantissime parti del mondo per vedere come lavoriamo. C'è l'apprezzamento anche da parte di giovani, una riscoperta degli antichi valori e delle cose fatte a mano. Ho inserito la sfodella in tessitura che qui a Ursulei si usa per i cesti. Mi piace accompagnare i visitatori nel mio laboratorio. Queste sono macchine dei primi del Novecento che noi abbiamo un po' modificato per renderle utilizzabili per le lavorazioni sarde. Credo che sia anche un patrimonio che dobbiamo tutelare. L'Ogliastra è anche nel profumo e nel sapore dei suoi prodotti enogastronomici, decisi e genuini come la sua terra e i suoi abitanti, ottenuti da pochi e semplici ingredienti del territorio. Sono Francesca Lara, titolare di birrificio Lara. La passione per la birra nasce nel 1990.
1999 qui non ci siamo più fermati. Questa nostra tenacia, caparbietà ci ha portato appunto a diventare un birrificio agricolo nel 2012. Per le nostre birre utilizziamo materie prime locali coltivate nei nostri campi. Una birra sarda al 100% fermentata con un lievito derivato da una pasta acida del lievito madre. C'è un universo da scoprire, gli abbinamenti e la cucina stessa con la birra, su quello vogliamo lavorare, c'è tanto da fare, sarebbe il sogno che si corona. Meraviglia, scoperta, competenza e rivelazione, tradizioni, creatività e passione, autenticità.